Ciao a tutti, sono Isaac29695 e ci eravamo lasciati a questo punto con Crash Bandicoot 2. Allora, ho fatto il primo livello e mezzo fatto il secondo. E senza accorgercene siamo già a 7% del gioco. Bene, adesso siamo passati nel freddo, andiamo un po' nell'acqua. Questo livello si trova nell'acqua in un fiume. Vabbè, lasciamo perdere il resto. Naturalmente, oddio. Non sentirete la musica nell'audio, però vabbè dai, almeno sentirete la mia voce. Questo già è un problema per voi. No dai, Metto la musica perché nessuno di voi vuole sentire questo parte imbecille questo. che parla. Appunto, vediamo un po'. Abbiamo fatto una buona parte del livello con l'audio. Adesso l'ho tolto e quindi si dovrebbe sentire meglio. Maledizione a sto emulatore che non... Lo cambierò prima o poi. Ok, andiamo avanti. Qua ho intenzione di prendere tutte e due le gemme. Otto, guarda qua. Che diamine è sta roba? Ah, già. Ci andiamo? Sì, dai. In pratica questa cosa vi fa andare in un percorso alternativo, in pratica, dove dovreste prendere una gemma. Ecco, perfetto. Dove dovreste prendere una gemma, appunto. E questo percorso, il problema è che è tre volte più difficile di un percorso normale. Qui adesso inizia il divertimento, prima non c'era. Già si nota che è un po' più difficile. Vediamo adesso che ci aspetta qua, porca miseria. Ecco, vedete la fregatura, ad esempio, qua. Intanto le casse non le ho mai viste galleggiare in questi livelli. Ecco, poi qua, guarda, già per distruggere un checkpoint devo perdere una vita, maledizione. E porca miseria, adesso questa cosa non mi piace. Aspettate un attimo, torno indietro. Insomma, vabbè. Ecco. Adesso vedete, cioè, beh, olè. Cioè, non ho mai perso tutte quante le vite. Speriamo che questa cosa ci aiuti. Porca miseria, vai, vai, vai. Che bello fare il turbo qua. Davanti. Ok, guardate qua le nitro. Ok, appunto fatto. E oh, ecco qua, proprio come mi aspettavo. Ecco, sì, ciao, bel piantino, non mi prenderete mai. Oddio, mi stanno per prendere. Ok, siamo tornati al punto di partenza. Appunto, questo coso qua. In Crash 3. Dovrebbe farmi prendere una gemma. No, mi fa prendere soltanto una marea di scatole che non servono a niente. Beh, a niente circa. Ma... Cioè, mettere una gemma sarebbe più bello perché uno fa il percorso per prendere una gemma, no? Non per prendere casse. Anche se la gemma è una conseguenza delle casse, però vabbè. Ecco, non so se notate adesso. È stra più facile qua, madonna. È quasi noioso. Però, beh sì, dai, all'incirca. Ecco, già finito, a parte questa cosa qua. E la gemma è qui, appunto. Una sola gemma.
quando su Crash 3S ci fosse stato questo livello, ce ne dovrebbero essere state due. Vabbè. Lasciamo perdere tutto questo. Ma e perché ci sono due gemme adesso? No, basta. Chi c'è qua adesso? Sì, non ti sento. Controlla se hai il microfono attaccato. Allora, ah sì, forse ho capito perché. Vabbè, detto questo, chiudiamo anche il terzo video e arrivederci a tutti, alla prossima.